Bene gatto, tu mi ho sognato. Oggi facciamo spaghetti puttanesca. Non so se questo è piatto di romano, se è umbro, comunque le fanno da tutte le parti qua. Mettiamo la padella con l'olio d'oliva, così. La mettiamo sopra. Ammazzato che abbiamo fatto questo fuoco, non c'è una ruota da parte come io non lo so. Aiutiamo e ci vediamo dopo che congeliamo la bomba. Il gas è partito, mettiamo la padella con l'olio d'oliva e aspettiamo che si riscalda l'olio e dopo mettiamo l'aglio. Noi ce la mettiamo intera l'aglio perché dopo ce la togliamo. Ora che sono ritornato al lavoro che mi chiedono pesco che marca è, io non lo so che marca è, l'hanno trovato i miei figli quando era piccolo e l'abbiamo cresciuto, che marca è un usare. Allora mettiamo l'aglio. Dopo dell'aglio, quando si rosa l'aglio, ancora è freddo qua l'olio, ci mettiamo un po' di acciughe. Per fare la puttanesca, acciughe che si devono sciogliere. Acciughe oppure sarde salate. Cioè le salate, chi tenta andare sotto sala. E allora, e facciamo sciogliere queste acciughe o sarde di salate di sottosale. Ora, siccome il fuoco è un pochettino forte, abbassiamo il fuoco, abbassiamo nel senso che abbassiamo la fiamma, attenzione. Dopodiché ci mettiamo un po' dei capperi, ma fate la parambea in mezzo a parte, fatemi parambea, io non lo so. Ci mettiamo un po' di capperi, così che l'acciughe che si sono sciolti, e olive bianche, nere, come li volete mettere, li mettete, così. Adesso facciamo rosolare queste, aiutiamo e ci vediamo dopo, taglia! E allora, ci mettiamo una sfumata di vino bianco che facciamo rosolare, che deve asciugare questo, così. Un po' di prezzemolo. Poi gli prezzemolo così e questa è la salsa puttanesca. Attenzione, è come che si fa la salsa puttanesca. Poi ognuno che ci fa la sua variante, ci mette striscette di carne, striscette di salame. Ognuno fa della io qua sto cercando di pepe, ma faccio un nicio e dopo di questo quando asciugo il vino, guarda qua, quando il vino asciuga si mette un po' di pomodoro a pezzetti, visto? Un po' di pomodoro a pezzetti perché noi la facciamo in due, e la polpa di pomodoro che potete comprare dal supermercato. E dopo che si aggiunge un po' di peperoncino, oppure un poco di pepe, così. Questo è il pepe, così. Ecco, pepe,
o peperoncino, quello che volete ci mettete. E questa è la salsa pottanesca. Dice, ma com'è nata questa salsa? Perché c'era un cuoco che allora a Roma, nella Lazio, nell'Umbria c'erano le case di appuntamento. E allora si è inventata questa salsa e l'ha chiamata salsa puttanesca. E questa la sciora per come è partorita la salsa. La salsa già, come vedete, è pronta, no? Perché ci vuole poco a fare questa salsa. La togliamo e la mettiamo da parte e mettiamo la pentola per fare la pace. Appena bolle la pentola, ci vediamo. Asciuta, taglia, ci vediamo dopo. Nella pasta puttanesca potete buttare sia spaghetti, sia le linguine, sia le fettuccine fresche. A noi ci piace la margherita e ci buttiamo la margherita. Così. Ne buttiamo due pozioni, una perché non sono tutte che la mangiano. Questa pasta vuole 9-10 minuti per cuocere. Quando è pronta, ci vediamo per impiattare. Hai sota! E allora, la pasta è cotta e la mettiamo nella salsa, così. Mettiamo qua, la pasta la mettiamo qua e prendiamo la pasta, così. Andate ne facciamo anche lì, e ne facciamo anche lì. Chi è che vuole i fettuccini? Chi è che vuole i spaghetti? Ci può mettere per là che vuole. Lasciamo qua, così, un paio di minuti che si prende più sapore la pasta e dopo la impiattiamo. Nel frattempo ci mettiamo un po' di basilico nella pasta, così, un po' di basilico e un po' di prezzemolo. Io questa non mi ricordo se la fanno nel Lazio o Umbria. Comunque questa si chiama pasta di puttanesca perché è nata nella casa degli appuntamenti, perché c'era un cuoco che ha fatto questa salsa e l'ha chiamato puttanesca. Adesso aspettiamo che asciuga un poco, asciutiamo e ci vediamo dopo per l'impiattamento. A questo punto, quando la pasta è così bella asciutta, no? Asciutta, asciutta, un po' di bavuta, così possiamo impiattare. E ci mettiamo qua, così. Impiattiamo. Ora facciamo le pasta abbondante, non cacate che fanno in TV. Fanno le cacate che è tutta pampano. Noi dobbiamo mangiare. Ci mettiamo un po' di salsa sopra, così. E questa è la famosa puttanesca. Così. Con olive, acciughe sotto sale. Normale, capperi e olive bianche o nere. Il piatto sempre si chiama tele. Attenzione, non possiamo parlare di cameriere qua. Ci mettiamo un po' di basilico sopra e un po' di prezzemolo, così. E la pasta puttanesca è pronta e pesciata. Tanta salute, Lucio Ignazio. Dopo io che mi informo che è mercato pesco e vi dico che è mercato. Vi vedo a tutti.